Questo era il Trentino di Ermanno Salvaterra. Restiamo però tra queste splendide montagne con Francesco Marino, che ha seguito per noi la desmontecada, il ritorno delle mandrie dagli alpeggi. Per le valli Primiero e Vanoi una grande occasione di festa. Benvenuti in Primiero alla desmontecada. Desmontecada è un appuntamento che va a mettere insieme tradizione, soprattutto il portare a valle il ritorno degli armenti, quindi avvicinare poi il nostro turismo sensibile alla natura, all'ambiente e sensibile alle persone che amano poi gli animali. Intorno alle malghe, le case dei pascoli, fino a ieri frequentate dalle mucche, dagli ovini, dai cavalli, ora sono scesi i cervi. E l'estate che finisce con il suono inconfondibile, una forza della natura, del bramito. Il viscerale richiamo d'amore del maschio per la femmina e la supremazia nel branco è quello il segnale che la neve è vicina, e allora per le mandrie di Malgari è tempo di far fagotto, di desmontegar appunto bivacchi e stalle, il passaggio delle stagioni scandito così dall'orologio più biologico, quello delle abitudini degli animali. E il lento ritorno dalle cime, da San Martino di Castrozza, dai pascoli alti delle valli di Primiero e del Vanoi, verso i ricoveri oggi cittadini. Le mandrie invadono le strade di Transacqua, Tonadigo, Siror, Fiera, il capoluogo, e la migrazione che oggi è diventata festa, la desmontegada, evento autunnale tra i più apprezzati del Trentino e ripescata nel bagaglio delle tradizioni di questa gente che sin dai primi insediamenti, risalenti al 1300, ha sempre lasciato un posto di rilievo nella propria storia, proprio agli animali. Festeggiamo appunto gli animali, ci troviamo nel centro, nel cuore del Parco Naturale Paneveggio Palle di San Martino, una manifestazione che da 10 anni, e questa come altre, che veramente testimonia quanto questo territorio sia legato alla, quanto questa gente sia legata al suo territorio, questa valle. Non devono sforzarsi perché la natura gli ha concesso tante cose belle, ovvio che ci vuole impegno. Desmontegar è anche così occasione di celebrare il sacrificio non meno duro di un tempo di chi vive del lavoro nelle terre alte, famiglie che pur trascorrendo il loro tempo a distanza di ettari, di prato e boschi non dimenticano di essere una grande comunità e soprattutto non dimenticano la solidarietà. E amano portare i propri bambini a sfilare insieme, quindi vuol dire un rievocare nell'insieme della tradizione di una valle anche la sensibilità di coesione tra le famiglie. Dalla lontra che la leggenda vuole protagonista della liberazione di queste valli dalle acque ad oggi, dove il valore animale allevamento continua ad essere al centro dell'economia e di un turismo che non vuole inventarsi nulla di ostinatamente nuovo o originale, ma semplicemente dichiararsi naturale, restando legato alla tradizione anche quando i prati diventeranno presto piste da sci. Devo dire che gli ospiti dell'inverno percepiscono comunque che si scia all'interno di un parco, uno sci che non è solo sforzo fisico, ma è anche piacere proprio di stare insieme.